della Guinea si intruffola in una villetta di San Bernardino Verbano, sorpreso dalla proprietà, è stato arrestato dai carabinieri. Sarà un settembre caldo per la campagna del referendum pro Lombardia, si è presentato il comitato di Verbania. Blackout internet per l'ASL VCO, il guasto interessa tutte le sedi della provincia, regolari le prestazioni sanitarie. Era stato trovato a Vogogna, denutrito e infestato di parassiti, il gufo reale dopo 2 mesi di cure è tornato a volare nel Parco Valgrande. Oggi l'arrivo a Formazza, sabato saranno a Domodossola, sono tornati i sommeggiatori della Sbrinz Route. Un'estate ricca di soddisfazioni per il tennis Omegna, in particolare brilla la stella della 14enne Elisa Viganò. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie e Cronaca. In apertura di giornale, un giovane della Guinea è stato arrestato ieri sera dai carabinieri, si era introdotto in una villetta di San Bernardino Verbano. Tornando a casa dopo una cena dalla figlia, si è trovato un uomo seduto sul suo dondolo. Bruttissima sorpresa ieri sera intorno alle 21:30 per una signora che vive in una villetta di San Bernardino Verbano. La donna, accompagnata in macchina insieme alla figlia, ha subito visto che c'era qualcuno dentro casa, chiamato i carabinieri. Poco dopo sono giunti sul posto i militari del nucleo operativo radiomobile di Verbania. L'intruso ha tentato la fuga, poi si è divincolato resistendo all'arresto. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato e resistenza pubblico ufficiale. Si tratta di un giovane della Guinea, ventenne, al quale è stata bocciata la richiesta di asilo. Al momento non ha fissa dimora e ha ancora 1 mese di tempo per tentare un ultimo ricorso o chiedere il rimpatrio. Poche settimane fa era stato arrestato a Foggia. Non è noto come sia giunto a Verbania, ha detto di essere stato recentemente a Milano e di voler andare in Svizzera. A casa della signora di San Bernardino Verbano ha forzato la finestra. Dentro però non mancava nulla. Si è messo sul dondolo e ha acceso alcuni lumini che aveva con sé. Intorno c'erano oggetti sparpagliati che portava in una borsa, vecchi vestiti, scarpe, forse presi nei cassonetti della raccolta umanitaria. Ieri, difeso d'ufficio dall'avvocato Guido Pizzalis, in accordo con la PM Laura Carrera, ha patteggiato davanti al giudice Annalisa Palomba una pena di 5 mesi ed, essendo incensurato, è stato rimesso in libertà. Taxi abusivi, la sezione Polizia Stradale di Verbania e il distaccamento di Domodossola, a seguito di segnalazioni provenienti dai cittadini, hanno riscontrato alcuni episodi di abusivismo nelle attività di noleggio con conducente. In 3 occasioni alle stazioni di Gravelonatoce e Domodossola sono state contestate violazioni al codice della strada che comportano, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione con fermo amministrativo del mezzo. È stato accertato infatti che i mezzi non erano immatricolati per l'uso di noleggio con conducente come previsto dalla legge, oppure, pur avendo la licenza, violavano le norme. Tenta di prelevare al postamat, ma il contante non esce subito, pensa a un malfunzionamento e si allontana, ma la persona dopo di lei ruba i soldi. È intervenuta la polizia. Ha prelevato al postamat di Piazza Gramsci a Pallanza, ma l'uomo dietro di lei le ha rubato i soldi. È accaduto l'altro giorno. Una signora, intorno alle 12:40, aveva inserito la tessera nello sportello per prelevare 450 euro. I soldi però non erano stati erogati immediatamente. La donna ha pensato che lo sportello fosse rotto. Si è quindi allontanata avvisando l'uomo in coda del malfunzionamento. Questo ha detto di voler provare lo stesso a prelevare. Dopo pochi passi però la donna ha sentito il rumore dei soldi che uscivano. È tornata indietro vedendo l'uomo che si allontanava in tutta fretta. Controllata la lista movimenti del proprio conto, ha scoperto che i 450 euro erano stati erogati regolarmente. La signora a quel punto con il compagno è andata nel vicino bar trovando l'uomo e chiedendogli se avesse preso lui i suoi soldi. Questi ha reagito in malo modo minacciando di chiamare i carabinieri, dopo si è allontanato su un'auto che è venuta a prenderlo. La donna ha chiamato allora la polizia. Gli uomini della squadra volante hanno immediatamente notato l'uomo, che è già noto alle forze dell'ordine, un marocchino di 41 anni e a Y le sue iniziali, in piazza Cavura Intra con un connazionale. Sono stati entrambi portati in questura. Addosso al primo c'erano 362 euro, quanto rimasto dei 450 euro della signora. Il marocchino è stato denunciato a piede libero per furto aggravato. L'amico con lui, KR le sue iniziali, è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato quindi espulso.
La Polizia Municipale di Verbania, durante un controllo nel pomeriggio di mercoledì a Intra, ha sequestrato un motorino perché è sprovvisto di assicurazione. È emerso che il conducente, proprietario del mezzo, aveva una patente inglese che però è risultata contraffatta dalle verifiche degli agenti. L'uomo è stato quindi denunciato per falso. Si tratta di un pakistano di 30 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere, ma domiciliato a Cannero Riviera. Non funziona la rete internet dell'ASL VCO, guasto sulla linea esterna. In queste ore non possono essere garantite alcune prestazioni amministrative, regolare invece l'attività sanitaria. Blackout internet per l'ASL VCO interessa tutte le sedi, Palazzo Beltrami a Domegna, gli ospedali, i presidi della medicina territoriale. Dall'azienda sanitaria riferiscono che a causa del guasto sulla linea esterna alcune prestazioni amministrative collegate alle attività sanitarie non possono essere garantite, come la scelta revoca del medico, l'impegnativa dematerializzata, l'esenzione del ticket, il protocollo e tutte le comunicazioni, sia in entrata che in uscita, via mail e via PEC, in tutte le sedi operative dell'ASL. Le comunicazioni interne e le prestazioni sanitarie sono regolari, ma vista l'entità del guasto, al momento non è ancora possibile prevedere la data di riattivazione dei collegamenti interrotti. Dall'azienda riferiscono che la direzione generale ha sollecitato la riparazione del guasto e si rammarica per gli inconvenienti generati dall'interruzione della rete telematica, non dovuta a criticità dipendenti dall'ASL. I vertici ringraziano il personale per la fattiva collaborazione, per la professionalità e l'impegno per ridurre al minimo i disagi agli utenti. Parliamo ora del referendum pro Lombardia e della relativa campagna elettorale. Domani incontro con la stampa del comitato Diamoci un taglio. Intanto si è concluso il sondaggio che era stato aperto sulla pagina Facebook del comune di Ornavasso. Entra nel vivo la campagna elettorale per il referendum sul passaggio del VCO alla Lombardia. Domattina il comitato Diamoci un taglio ha convocato una conferenza stampa a Domodossola per illustrare l'avvio dell'attività referendaria in vista del voto del 21 ottobre. Il comitato potrebbe anche presentare i punti del suo programma che contengono i vantaggi del passaggio del VCO alla Lombardia. È il primo passo ufficiale dopo che è stata fissata la data della consultazione. Arriva ad una settimana dal dibattito che alla Festa dell'Unità ha visto opposti il vicepresidente della Regione Aldo Reschigna e il presidente del Comitato Walter Zanetta. Un duello verbale che ha scaldato il clima per un referendum che divide la provincia. Sul sito del Comune di Ornavasso intanto è stato chiuso il sondaggio promosso online. Dei 1422 votanti il 52% si è detto favorevole al cambio di regione. Un test non ufficiale ma comunque indicativo. Al dibattito della lucciola di Villa d'Ossola poi i due politici hanno anche annunciato l'arrivo nel VCO a settembre sia del presidente della regione Piemonte Chiamparino sia di quello della Lombardia Fontana, segno che settembre sarà il mese del confronto e della campagna referendaria che trova perplessi i comuni del Cusio divisi tra le province di Novara e del VCO. Intanto a Verbania si è presentato il comitato verbanese pro Lombardia. Gli esponenti del Comitato Pro Lombardia di Verbania hanno deciso di presentarsi e di dire perché votare sì al referendum del 21 ottobre. Votare sì, andare a votare soprattutto perché vuol dire che domani mattina, quando avremo vinto il referendum, abbiamo già 18 milioni da dare alla provincia, da dare a tutti i comuni del VCO per garantire i servizi essenziali. Vuol dire avere strade pulite, strade a posto, illuminazione, scuole a posto, tutto. E quindi questa è una scelta di campo precisa per dare futuro oggi, ma anche per le prossime scelte che la politica dovrà fare. Per quanto riguarda Verbania, i cittadini di Verbania, indipendentemente dalla posizione politica o dall'idea politica, devono prendere questa iniziativa come un'intuizione che li porti a scegliere, che votino sì e quindi facciano vincere il sì, ma soprattutto che si vada a votare per superare il quorum. Altro aspetto importante su Verbania, e ne approfitto, quando ci ritroveremo in Consiglio Comunale credo che la prima questione che dobbiamo affrontare è quella delle risorse del bando periferie. La progettazione è già avanti, io ho fatto un appello nei giorni scorsi sotto Ferragosto al Partito Democratico di condividere un documento da votare per dare forza al governo giallo-verde per l'ottenimento di questi 8 milioni. Io pregherei
i concittadini di andare a votare tutti quanti, anche per dare un segnale a Torino. Chiaramente io sono chiaramente per votare sì. Il Piemonte sono diversi anni che non ci danno risorse. Parliamo di sanità. Sanità, la maggior parte delle persone che hanno dei problemi, dove vanno a curarsi? In Lombardia. Multe ad Arona, il bilancio dei primi mesi del 2018 con i numeri forniti dalla Polizia Municipale. La maggior parte delle sanzioni sono per divieto di sosta, seguono quelle destinate ai veicoli che accedono alla ZTL senza averne diritto. Comune di Arona fa cassa con le sanzioni comminate per infrazioni al codice della strada, pochissime le sanzioni sugli altri fronti, vandalismi, deiezioni canine, rispetto degli orari e sulla musica a livelli alti dopo l'orario prefissato. Nei primi sei mesi del 2018, secondo i dati forniti dal comando della polizia locale, sono state ben 5.942 le multe per veicoli in divieto di sosta, quasi un migliaio al mese, 30 al giorno di media. Questa classifica vede al secondo posto coloro che hanno superato i varchi della ZTL senza averne diritto. Gli automobilisti pizzicati dalle telecamere sanzionati in questo caso sono ben 1.790, 300 al mese e 10 al giorno di media. Di questi quasi la metà, ben 824, nella zona tra Via Poli, Piazza del Popolo e lungo Lago Marconi, tratto che dal 1° di agosto fino alla fine del mese è diventato ZTL 24 ore su 24. Gli altri varchi del centro storico che hanno registrato passaggi non autorizzati sono via Garelli con 545, via San Carlo nelle ore notturne con 342 e via Pertossi con 93 accessi non consentiti. Gli eccessi di velocità registrati con autovelox sono stati 414, un incremento notevole rispetto agli anni precedenti. Nei primi sei mesi del 2018 sono stati 17 gli automobilisti che hanno lasciato l'auto negli spazi riservati ai disabili non avendone diritto. Un'ottantina le vetture fermate prive della copertura assicurativa, una sanzione per guida senza patente, una per guida con il telefono cellulare e 4 per guida senza cintura di sicurezza. Questo per quanto riguarda il codice della strada. Sono ferme allo zero le sanzioni per imbrattamenti, locali rimasti aperti oltre l'orario consentito, per la raccolta differenziata non conforme alla normativa, per le deiezioni canine non raccolte, nessuna sanzione comminata ai locali per aver venduto bottiglie di vetro con bibite o vino per asporto, 3 multe invece per la musica diffusa all'esterno dopo la mezzanotte da esercizi pubblici, una per somministrazione di alcolici a minori e 3 per volantinaggio abusivo. A commento il sindaco Alberto Gusmeroli ha assicurato: i vigili fanno un ottimo lavoro e gli esercizi pubblici chiudono tutti in perfetto orario. Andiamo a Germania, dove è terminato l'intervento per rinnovare l'illuminazione pubblica. Sono state cambiate le lampade ma anche alcuni pali. Nuova luce a Germanio grazie ad un importante progetto che ha portato appunto alla sostituzione e al rinnovamento di tutto l'impianto di illuminazione del paese. Sì, come promesso abbiamo praticamente chiuso i lavori per quanto riguarda l'illuminazione a LED, quindi col risparmio energetico e ovviamente aumentando notevolmente quella che è l'illuminazione notturna. Diciamo un altro passo, un'altra iniziativa portata avanti da questa amministrazione. Un progetto portato avanti come? Portato avanti con un bando regionale nel quale ci dava praticamente la possibilità di avere più del 70% sulla base della spesa, abbiamo superato i 50.000 euro, per quanto riguardava appunto la risistemazione e sostituzione anche di molti pali di proprietà comunali. Per quanto riguarda gli altri abbiamo provveduto alla sostituzione della lampada. Quanti punti luce sono stati toccati da questo intervento? Ma diciamo che proveniendo da Omegna, come avete visto, c'è tutta la struttura dei pali che illumina la strada, quindi si parla più di 30 punti luce. Dopodiché ha riguardato quasi tutta la parte superiore anche del paese per quanto riguarda la sostituzione delle stesse lampade, insomma. Strade più illuminate ma anche più pulite grazie ad un importante intervento. Sì, col supporto sicuramente del vice sindaco, partendo come riguarda l'amministrazione, ma poi con l'intervento dell'AIB, Alpini, Proloco di Germanio, altri molti volontari hanno pulito tutto il tratto, diciamo, di competenza provinciale ma che porta a Germanio. Quindi un ringraziamento particolare a loro. È un dispiacere di una provincia che, se per quanto la possa capire, mi sembra sempre più una scatola vuota, in quanto ormai negli ultimi 5 anni abbiamo sempre provveduto noi.
Presentazione oggi in questura dei due nuovi funzionari, primo dirigente Giuseppe Apicella e il nuovo vicario del questore proveniente dalla questura di Ravenna, dove dirigeva la divisione amministrativa sociale dell'immigrazione, a 61 anni ed è in polizia dal 1989. La prima dirigente Alessandra Semeraro invece ha ricevuto l'incarico di dirigere la divisione anticrimine, arriva dalla questura di Torino dove ha svolto l'incarico di dirigente dell'ufficio tecnico logistico provinciale e dell'ufficio personale. È in polizia dal 1996. Intanto è possibile prenotare il calendario 2019 della Polizia di Stato, che sarà curato da 12 famosi fumettisti. Dal 2001 il ricavato della vendita del calendario è destinato a finanziare appelli umanitari dell'UNICEF. Lo scorso anno, ad esempio, sono stati devoluti 117.000 euro al progetto UNICEF Italia Emergenza Bambini Migranti. Il progetto del 2019 è per lo Yemen. Per le prenotazioni del calendario da parete, del costo di 8 euro, e da tavolo di 6 euro, si può effettuare il versamento entro il 24 di settembre sul conto 74500 dell'UNICEF, con la causale calendario della Polizia di Stato 2019 per il progetto UNICEF Yemen. Con la ricevuta del versamento si potrà poi ritirare il calendario all'ufficio relazioni con il pubblico della questura, e trovate tutte le istruzioni anche sul nostro sito internet. Ed ora le immagini della liberazione del gufo reale, una specie tutelata nel Parco Nazionale della Val Grande. L'animale era stato trovato a Vogogna a giugno, malnutrito, probabilmente era stato cacciato dal nido dai genitori. Grazie a 2 mesi di cure è tornato in forza ed è tornato in natura. Prima di riassaporare la libertà e di andare via per sempre, si è fermato su un ramo, poco sopra i suoi amici umani, forse per un ultimo saluto, un addio che ha anticipato quello che è stato il suo primo vero volo. Ci troviamo a Premosello, nell'oasi, vicino all'oasi del Bosco Tenso, per liberare un gufo reale che è stato trovato un paio di mesi fa nel comune di Vogogna, proprio vicino alla scuola media. E si trattava di un esemplare piuttosto giovane e molto in difficoltà, quindi malnutrito e in condizioni veramente preoccupanti. Era un piccolo denutrito infestato dai parassiti che probabilmente i genitori avevano cacciato dal nido. Legge della natura, l'avevano considerato perduto. Invece non è stato così, perché a volte la dea bendata ci mette lo zampino. Sono state le insegnanti della scuola a chiamare i carabinieri forestali, che a loro volta hanno affidato il rapace alle cure del dottor Umberto Calligarici, specializzato in fauna selvatica, e della moglie Alessandra. L'abbiamo sostenuto per 2 mesi e adesso lo liberiamo con la convinzione che riuscirà a reinserirsi nell'ambiente che lui peraltro già in qualche maniera conosce, e quindi speriamo che vada bene, perché ci vorrà anche un po' di fortuna. Il veterinario assicura, anche se non ha mai cacciato, dovrebbe imparare in fretta, perché questi rapaci hanno un istinto molto sviluppato. Peraltro anche in natura questi uccelli hanno uno svezzamento piuttosto rapido. Alessandra si è preoccupata comunque di rimpinzarlo con una buona dose di carne prima dell'ultimo saluto, così che potesse avere la scorta di energie necessaria per affrontare la sua nuova vita nel Parco Nazionale della Val Grande. Emozione anche da parte dell'ente parco: il gufo reale è una specie di interesse europeo e oggetto di tutela. Un piccolo paziente torna in libertà, ma alle cure del dottor Calligarici e della moglie sono tuttora affidati molti animali selvatici, come i caprioli, che, trovati in primavera, restano in famiglia fino alla primavera successiva. Potrebbero essere liberati già in questi mesi, ma andrebbero incontro al periodo più duro, l'inverno, per imparare a cavarsela da soli. Più facile è fare i conti con la nuova vita da marzo in poi. Ricoverati in questo momento ci sono anche un cuculo e un pipistrello, poi falchi e uccelli acquatici. La Sprint Route è giunta oggi a Formazza, sabato raggiungerà Domodossola. Novità di quest'anno, l'organizzazione di un cammino che partirà a fine mese dall'Italia verso la Svizzera.
sono ormai una presenza fissa dell'agosto in Ossola. Stiamo parlando dei someggiatori della Sbrinz Route che oggi, scendendo dal Passo San Giacomo, sono giunti a Formazza accolti dalla festosa comunità locale. Davvero suggestivo il loro passaggio, prima sulle alture di Riale e poi lungo la maestosa cascata del Toce. Sabato saranno nel centro storico di Domodossola. La folcloristica carovana, con la cinquantina di partecipanti in costumi storici e gli animali da soma carichi di merci, è partita da Lucerna il 19 agosto sulle orme della Sbrinz Route, l'antico percorso commerciale tra Italia e Svizzera che parte dalla pittoresca località elvetica affacciata sull'omonimo lago e arriva fino alla piazza Mercato Domese, un tempo cuore pulsante per i commerci locali. Si trasportavano prodotti agricoli, vino e formaggio destinati alla vendita. Nei prossimi giorni i someggiatori scenderanno lungo le valli Formazza e Antigorio e ogni centro abitato ha preparato per loro una bella accoglienza. Il passaggio rappresenta sempre un momento di festa per i residenti che ormai conoscono questa tradizione, per i turisti che si trovano catapultati in una scena d'altri tempi. Sabato l'arrivo nella piazza Salotto Domese è in programma alle 17. Quest'anno c'è una novità, l'amministrazione di Domodossola, in accordo con gli altri comuni tradizionalmente coinvolti nel percorso, Crodo, Crevola d'Ossola, Premia e Formazza e con il CAI, ha proposto un itinerario alternativo di 4 giorni con l'obiettivo di rievocare questo percorso anche dall'Italia verso la Svizzera. La partenza è fissata il 31 agosto da Riale con arrivo in giornata a Hurricane, poi tappe a Guttannen, Meiringen ed epilogo il 3 settembre con una gita al Museo Svizzero all'aperto di Ballenberg e il ritorno in Italia con il pulmino. Un cammino consigliato a escursionisti esperti, le tappe sono di circa 25 km ciascuna. In apertura di pagina sportiva parliamo di tennis con gli ottimi risultati per il tennis Omegna, in particolare brilla la stella della 14enne Elisa Viganò. È estate da incorniciare per gli atleti dell'Associazione Sportiva Tennis Omegna in tutte le categorie, sia in campo maschile che femminile. Il lavoro del tecnico Stefano Colombo continua a portare in dote i frutti sperati dunque. Nella categoria Next Gen, splendida performance del giovanissimo Fabio Pazzini che si è aggiudicato tra gli Under 10 il circuito Futures, sconfiggendo il coetaneo astigiano Filippo Bursi con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5. Si era fermato in semifinale l'altro portacolori cusiano Andrea Lucchini, sconfitto proprio dal compagno di squadra. Esulta Elisa Viganò che si è aggiudicata il titolo Under 14 circuito Master Series, piegando nella finalissima con un netto 6-2, 6-4 Gaia Manduzzi. Secondo posto invece nell'Under 16 nel circuito Challenger per Alessandro Bricchi, che in finale ha dovuto alzare bandiera bianca contro Joseph Colazzo, 6-3, 6-1 il punteggio dell'atto conclusivo. Ma il risultato di maggior prestigio lo ha raggiunto sempre la 14enne Elisa Viganò, capace di raggiungere in Austria al Bludenz European Junior Open il terzo turno, guadagnandosi così i primi punti nella classifica internazionale. Ora nel ranking è la numero 939 tra le Under 14. Per la società del presidente Stefano Romano una piccola grande soddisfazione. Calcio, la Serie D riprenderà il via il 16 settembre anziché il 2 dello stesso mese come già stabilito in precedenza dal Dipartimento Interregionale. Lo ha disposto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibiglia per tutelare le società in attesa dell'esito delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI che si riunirà il 7 settembre e del TAR del Lazio che ha rinviato al 13 settembre l'udienza riguardo i ricorsi proposti da Como e Sant'Arcangelo. Di conseguenza il primo turno della Coppa Italia Serie D sarà posticipato al 2 settembre, mentre i 32esimi di finale verranno anticipati al 9 dello stesso mese. Confermato invece il turno preliminare per il 26 agosto, per quanto riguarda la composizione dei gironi del campionato di Serie D 2018-19, gli stessi saranno ufficializzati giovedì 30 agosto. E siamo alle bocce, gara di terna promozionale di Vedasco nei giorni scorsi a Stresa, l'appuntamento dedicheremo ampio spazio anche domenica in Sportivamente. La grande terna di Vedasco, gara promozionale giunta al suo terzo anno di vita, è stata vinta da Walter Barilani, Omar Martinoli e Piero Balzani di fronte ad un vasto pubblico. Della serata trasmetteremo un più vasto ed articolato servizio domenica in Sportivamente. Ricordiamo ora brevemente l'avvenimento che ormai è diventato un classico dell'estate boccistica d'agosto. 8 serate di sfide tiratissime per arrivare alla serata finale del 10 agosto. Quest'anno la novità permetteva di schierare 2 giocatori di categoria A con 1 di categoria C. Il livello delle giocate si è di conseguenza alzato e lo spettacolo ne ha guadagnato.
Nei quarti di finale, Walter Barilani, Omar Martinoli, Piero Balzani battono 12-6 Claudio Luisetti, Silvano Toniolo e Mario Crenna. Poi Cristian Andreani, giocatore di A1, in gara con la giovanissima Natalia Combi e con l'esperto Maurizio Ossola, ha sconfitto 12-3 Mario Bacchetta, Antonio Molinari e il piccolo Cristian Callegari. Terza sfida dei quarti, combattuto 12-10 per Mariano Florio, Walter Righetti e Davide Munaro contro Simone Albini, Umberto Trivini e Michele Vanoli. Ultima sfida, Pierlauro Angelini, Massimo Callegari e Luciano Grigi hanno la meglio per 12-6 del trio Fabio Lazzaro, Ruggero Fellet ed Enrico Passera. In semifinale Barilani, Martinoli e Balzani hanno battuto 12-6 Andreani, Combi e Ossola. Quindi Angelini, Callegari e Grigi hanno sconfitto 12-7 Florio, Righetti e Munaro. La finalissima ha finito ben presto per consegnare la terza vittoria consecutiva a Walter Barilani, che ha condiviso la vittoria con il giovane tiratore Martinoli di Gravellona e l'esperto puntista Balzani. Domenica ricordiamo il servizio dettagliato di questa importante gara giocata sui nuovi campi sintetici della Bocciofila Vedaschese. Siamo in chiusura per gli aggiornamenti www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.